It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Tagliamo 345 poltrone, recuperiamo 500 milioni di euro, possiamo comprare 13.000 ambulanze, possiamo costruire 133 scuole. O si possono recuperare i 59 milioni della Lega. Questa è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per capire qual è il vostro orientamento politico in base a quante merendine mangiate durante il giorno. Dai, siamo seri, dai, siamo con i problemi che ci sono in Italia. Beh, i temi di questa settimana sono tanti, davvero tanti, soprattutto se parliamo di politica internazionale. E per questo, per approfondire questi temi, torna dopo un po' di assenza la nostra marchettona. La puoi scegliere al cioccolato, all'albicocca o alla prugna. No, quella fa cagare. Beh, quello che conta è che ogni mattina tu possa mangiare una merendina. Viva i carboidrati, gli zuccheri, i grassi saturi, qualsiasi cosa siano. Viva l'obesità nel 46% degli adulti e nel 24% dei minorenni italiani. Viva i 6 miliardi di spese sanitarie pubbliche stimate per questa causa, che forse potrebbero essere anche 15 miliardi. Insomma, viva le merendine. Sì, viva le merendine. Perché altrimenti Salvini... con cosa darebbe il buongiorno sui social? Mi permetto di avere dei dubbi se il nuovo ministro della scuola e dell'università pensa di aumentare gli stipendi dei professori tassando il chinotto e le merendine dei bimbi che vanno a scuola. Beh, erano vostri alleati. Mi però. Permetto di avere dei dubbi sul ministro dell'agricoltura. Era vostro alleato. Guardi, però questa proposta... Perché io ho tirato avanti un anno e poi alla fine non ce la facevamo. Sì, parliamo delle merendine e delle papabili tasse annunciate da Conte durante un'intervista di inizio mese al Corriere della Sera. Durante questa intervista il primo ministro aveva parlato dell'ipotesi di poter tassare le merendine e le bevande zuccherate per poter alzare il salario agli insegnanti. Chiaramente, considerato il clima politico italiano, che soprattutto sui social è alla continua ricerca di una nuova Bibbiano, beh... No, io mangio merendine perché tra un po' pure di tassarle non le produrranno più, quindi ne approfitto e continuo a mangiare merendine. Ma le certo, faranno male? No, con moderazione, perché l'educazione alimentare non è che ce la deve insegnare lo Stato tassando le merendine, perché sennò torniamo ai tempi della dittatura, no? L'educazione alimentare si fa per esempio nella scuola, con la prevenzione, non è con le punizioni che decidi come educare. Sì, questa era una senatrice di Forza Italia. Tale Licia Ronzulli. Quantomeno adesso sappiamo che in fatto di ideali Forza Italia appoggerà sempre le battaglie di Salvini e non quelle di Italia Viva. Dopo tutte le chiacchiere di questi giorni, per la prima volta dopo 2 anni abbiamo un raddoppio degli sbarchi, quindi invito Di Maio e Conte a lavorare di più e a parlare di meno e a occuparsi un po' meno di Salvini, che non merita tutta la loro attenzione. Parliamo ora di sbarchi, sì, perché effettivamente nonostante tutto se ne continua a parlare e beh, la realtà è questa. Nel 2017 gli sbarchi erano stati 103.000, nel 2018 21.000 e nel 2019 attualmente sono stati 7.000. Cifra molto bassa rispetto al 2017, secondo il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Il problema essenziale su questi numeri resta sempre: perché questo numero è calato di così tanto? E mentre vengono fatti degli accordi sui migranti a livello europeo, beh, Salvini continua a parlare da ministro o a indossarne le vesti davanti a chi lo ascolta. I dati che mi sono arrivati adesso dal Ministero dell'Interno sono dati drammatici. Un po' come faceva con le divise della Polizia e della Guardia di Finanza ai tempi. Chiamalo se vuoi trasformismo. Di Maio poco fa ha ribadito: faremo il taglio dei parlamentari alla faccia di Salvini. C'hanno l'ossessione lui e Conte. Sono al governo, si alzano la mattina pensando a Salvini e vanno a letto pensando a Salvini. Vivono male sti ragazzi. Bene, l'abbiamo sempre votato, meglio tardi che mai, hanno perso un po' di tempo. Parliamo ora del taglio dei parlamentari, che sarà discusso in Parlamento il 7 ottobre. Beh, dopo questo annuncio e dopo la creazione della nuova app del PD che permetterà agli elettori al costo di 1 euro al mese di proporre e votare delle proposte internamente,
e soprattutto dopo la possibilità di scissione all'interno del Movimento 5 Stelle, resta solo una domanda da farsi: sarà il PD a mangiarsi il Movimento 5 Stelle o viceversa? Tu dovevi vedere la sua faccia, tu dovevi vedere la faccia di Conte quando gli ho detto che me ne andavo. Fatto questa faccia. No, io gliel'ho detto, ragazzi, scusate, io me ne vado. Zingaretti proprio, per carità, dai. Altro che Montalbano, quello c'ha il carisma di bombolo. Parliamo ora delle affermazioni mostrate da Striscia la Notizia di un fuori onda di Renzi. Sì, era chiaramente un deepfake, ovvero una tecnica basata sull'intelligenza artificiale che viene usata per combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con video e immagini originali, facendo risultare il risultato quantomeno credibile. Diciamo che il deepfake di Striscia non era fatto benissimo e sembrava un fotomontaggio brutto fatto su Paint. E c'è da dire anche però che un altro deepfake era stato fatto con Salvini, anche se in questo caso era più evidente il tarocco. Però nonostante fosse anche stata messa l'imitazione, qualcuno ci è cascato e davvero un programma che in Italia viene considerato o comunque collegato all'informazione deve fare questo tipo di informazione? Potevano utilizzare un imitatore triste in entrambi i casi, a differenza del deepfake, o potevano semplicemente aspettare che Renzi quelle cose le dicesse per davvero? Peraltro Conte c'ha la faccia da pretino, non so se l'hai visto, proprio è un po', per carità, dai. Infine vorremmo fare anche una breve parentesi su Greta e su tutto quello che è il movimento ambientalista di quest'ultima settimana e degli ultimi mesi, ma come al solito settimana grezza vive di citazioni da riproporre in italiano. Quindi, dato che anche in questo caso non è possibile, approfondiremo ma sul nostro profilo Instagram, o potremmo aspettare che Striscia la Notizia faccia un'imitazione triste, no? Dai, siamo seri, dai, siamo... Ok, round 2. Name something that's not boring. Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.